partiamo, si parte, parte il Giro d'Italia numero 104 e siamo qui con Mauro Gianetti, team manager del team Y Emirates. Ciao Mauro, allora passiamo dalle grandi classiche, dalle grandi vittorie, dalla Liege di Tadej Pogačar al Giro d'Italia. Che Giro d'Italia sarà per il vostro team? Ma per il nostro team sarà un Giro d'Italia un po' con due idee, da una parte Formolo e Dombrowski che proveranno un po' a fare classifica, vediamo un po' come si sentono, e dall'altra parte le tappe con Diego Lissi e Fernando Gaviria, che sono già specialisti nel provare a vincere le tappe. Quindi sarà un Giro d'Italia un po' più sbarazzino, un po' più così all'attacco, alla giornata, senza l'assillo di dover per forza fare la classifica. Chiaro. Allora, partiamo un attimo velocemente da Diego Lissi, dopo tutti i problemi che ha avuto, che ben sappiamo, si è comunque reinserito bene, forse oltre le attese, non lo so, insomma, possiamo aspettarci da Diego anche una vittoria di tappa, un successo di tappa? Ma sì, ce lo possiamo aspettare perché Diego sta bene, ha lavorato molto, ha lavorato bene, ha perso del tempo quest'inverno, però ha recuperato bene, un ragazzo serio, un professionista, si è presentato a questo Giro d'Italia facendo un buon lavoro e in ottime condizioni, quindi sicuramente ci proverà e può sicuramente provare a vincere una tappa, decisamente. Già quindi un obiettivo. Passando invece a Davide Formolo, che poi farà, almeno così ci aveva detto, anche il Tour de France al fianco di Tadej Pogačar. Che giro ci dobbiamo aspettare da Davide? Classifica generale oppure qualcosa come tappe o maglia magari di scalatore della classifica? Ma inizialmente parte con l'idea di fare la classifica, ma senza l'assillo, no? Poi vedrà un po' strada facendo se continuare sulla strada della classifica o se magari dedicarsi anche lui a qualche tappa di montagna, che sono ovviamente nelle sue corde, per cui dopo pochi giorni si deciderà un po' bene il suo Giro d'Italia in concreto. Anche lui comunque arriva al giro con una buona condizione, insomma un avvicinamento, diciamo, all'altezza della situazione. Siete soddisfatti, insomma, di quello che ha fatto Davide in quest'ultimo periodo? Sì, Dario anche lui è un ragazzo estremamente serio e professionale, anzi alle volte si allena troppo. No, ma si è allenato bene, ha fatto un ottimo lavoro, ha fatto anche un buon periodo di riposo, proprio perché per lui c'è in vista sia il Giro che il Tour, per cui era importante arrivare a questo Giro d'Italia sì preparato, però fresco, cioè quindi non al limite della condizione, ma da qui per cercare di crescere, per poter essere in buone condizioni l'ultima settimana e non uscire troppo stanco da questo Giro d'Italia. Ultimissima domanda Mauro, invece parliamo di Gaviria, un po' un oggetto del mistero nell'ultimo periodo, è stato anche molto sfortunato lo scorso anno, poi ha faticato un po' a rientrare, si approccia il Giro d'Italia per ovviamente le tappe veloci, per le volate, per la maglia Cillamino. Che cosa ci dobbiamo aspettare da Fernando? Ma noi ci aspettiamo molto da Fernando, perché è chiaro che in questi due anni, purtroppo per mille situazioni, non siamo mai riusciti ad avere il miglior Fernando. Anche in questa primavera stava trovando una buona condizione, è caduto, ha rotto la mano, quindi è tornato in Colombia, si è preparato, si è allenato, abbiamo seguito i suoi allenamenti da vicino in questo ultimo mese, ha lavorato anche lui molto, però è chiaro che manca la competizione da un po', quindi speriamo che sia subito in competizione, che provi a far bene nelle prime tappe con le volate. È veloce, sappiamo che è uno dei migliori velocisti al mondo, sta lui ora a riuscire a dimostrarlo. Anche con la testa, insomma, essere più convinto, magari più determinato, lo vedete, insomma, che c'è. Ma è qui convinto e qui determinato, sa che per lui è un'occasione importante questo Giro d'Italia, ci sono diverse tappe per i velocisti, ci sono molti buoni velocisti, quindi dovrà essere all'altezza della situazione. Perfetto, grazie Mauro di tutto, buon giro. Grazie.